Signor Sindaco, facciamo poi il punto della situazione. Ma la situazione al momento, abbiamo diverse criticità, siamo qua al COC, ci sono state già quasi un centinaio di chiamate per piccoli interventi o alcuni anche un pochino più gravi. La situazione è preoccupante non tanto per quello che è successo stamattina, ma per quello che sono un attimino anche il meteo, per quello che si dice che nel corso del pomeriggio ci saranno, voglio dire, ulteriori perturbazioni anche abbastanza forti. Dunque abbiamo delle situazioni in emergenza, in questo momento la cosa ci siamo un pochino più preoccupati è la questione del torrente, il fiume Armea, c'è anche San Francesco, ma soprattutto l'Armea, perché è a rischio, vediamo un attimino, al momento è tutto sotto controllo ma è veramente al limite. Domani stiamo preparando l'ordinanza, scuole chiude perché l'allerta, cioè voglio dire, l'allerta rossa si viene prolungata sino alle ore 12, dunque sicuramente scuole chiuse, ma in questo momento adesso vediamo, vorrei anche ricordare che qua ci sono decine e decine, più di 50 persone che stanno lavorando, dei nostri volontari, della nostra polizia municipale, vigili del fuoco, quindi sono tutti veramente, un grande ringraziamento a tutte queste persone che stanno veramente dando un grosso contributo a tutto il territorio. Lei sta seguendo molto da vicino l'evolversi della situazione? Ma sì, è naturale direi, perché non potrei fare altrimenti, cioè c'è una forte preoccupazione in un momento difficile, soprattutto in un momento che mi auguravo che già dal pomeriggio invece fosse, si andasse verso delle schiarite, mentre invece si va verso dei peggioramenti, perciò questo ci dà un'ulteriore preoccupazione e ovviamente siamo tutti qua al COC o in giro per la città a verificare le varie questioni.